sono con Pietro Orlando e sappiamo che il fratello della sfortunatissima Emanuela Orlando è scomparso tanti anni fa, ancora in modo che non si è ancora scoperto come cosa è successo e chi l'ha fatta sparire. E Pietro Orlando ha presentato una petizione su Emanuela Orlando per sapere la verità. Ecco, passo la parola a Pietro Orlando che ci illustra la sua petizione, perché l'hai fatta. E vediamo che tu ti riferisci, cioè l'hai riferito al cardinale Tarciso, sì, Bertone, segretario di Stato del Papa Benedetto XVI. Soprattutto perché Emanuela è una cittadina vaticana, quindi mi sembrava doveroso e logico rivolgerla allo Stato Vaticano. Ne ho fatta una l'altro anno a Benedetto XVI e ho capito, e ci ha fatto fare dei passi avanti, perché ho capito laddove la voce di una persona non arriva in alto, quella di migliaia di persone, hanno aderito 80.000 persone a quella petizione, è importante. Poi quello è il muro di gomma, è il classico muro di gomma. Sono 2.000 anni di muro di gomma. Possiamo farti una domanda? Sì. Perché ci ha messo così tanto tempo, nonostante già lo sapevano che bisognava indagare su quella tomba? La magistratura ci ha messo così tanto tempo? Quello della tomba è un particolare di tutta la vicenda. Dal 2005, quando arrivò una telefonata, una trasmissione, chi l'ha visto, visto se volete sapere la verità sulla storia di Emanuela, andate a vedere chi è sepolto in quella basilica. Però in tutto questo tempo potrebbe essere successo di tutto a quella tomba. Sì, sono passati diversi anni, è stato un tiro e molla tra la magistratura, lo Stato Vaticano. Però secondo me la cosa importante era che quella persona che ha telefonato non voleva far capire chi c'era sepolta, se c'era Emanuela là dentro. Era perché voleva far capire che un criminale era sepolto all'interno di una basilica, far capire il legame che c'era tra quella persona, tra il rettore del Monsignor Vergali, tra il Cardinal Poletti che ha autorizzato quella sepoltura, far capire il sistema che c'era dietro a quella cosa, che poteva aver portato via Emanuela, o quantomeno ha occultato la verità sulla storia. Lei si è fatta un'idea di cosa è successo? Guarda, è difficile, me ne ho pensate di tutti i colori, tutte, la più probabile. La più probabile è che sia probabilmente una questione economica e politica, secondo me. Emanuela intanto è stata rapita perché è cittadina vaticana, non perché era Emanuela. Cioè perché era un simbolo da colpire, ecco. Attraverso lei era una cittadina per vaticana. Colpire il Vaticano in qualche modo, hanno trovato lei. Il Vaticano o qualcuno, ho sempre pensato in qualche modo per gestire la volontà del Papa su alcuni fatti. Quello che è più probabile potrebbe riguardare tutti i soldi della mafia, tanti soldi della mafia da finire nelle casse del Banco Ambrosiano. Hanno circolato e continuano a circolare. E che sono stati mandati in Polonia. Probabilmente per una giusta causa si sono utilizzati i soldi non proprio puliti. E probabilmente questa, ma è una delle ipotesi, a un certo punto la mafia può aver bussato cassa, come dire, ma i soldi non c'erano più. Sono ormai 26 anni. 29, scusa, 83. Invece... Quale speranze sono rimaste e cosa si può fare? Quindi torniamo alla petizione. Guarda, intanto le speranze, siccome non c'è stata mai la prova della morte, io lo sento come un dovere cercarla viva, non c'è stata mai la prova, anche se sono passati 29 anni. Questa petizione che ho lanciato questi giorni l'ho indirizzata al segretario di Stato, il Cardinal Bertone, e attraverso questa petizione chiedo che venga istituita una commissione cardinalizia d'inchiesta, quindi un'indagine interna allo Stato Vaticano sul sequestro di Emanuela, perché non c'è stata mai un'inchiesta. E siccome le inchieste vengono fatte, ultimamente è stata fatta un'inchiesta per i famosi documenti rubati in Vaticano, e quelli erano pezzi di carta, qui si tratta della vita di una persona, e credo che sia più importante. E io mi auguro che questa richiesta venga accolta. E come ho detto e dico anche nella petizione, spero quantomeno che il sacrificio di Emanuela possa servire a un radicale e profondo cambiamento nei confronti delle coscienze di quelle persone che ai vertici delle gerarchie ecclesiastiche stanno portando questa Chiesa sempre più lontana dall'insegnamento di Gesù. Dove possono trovare questa petizione? Dunque, per aderire a questa petizione basta andare sul sito www.emanuelaorlandi.it. Lì c'è il testo della petizione e come aderire. E come? Il modo. Ringraziamo infinitamente. Ecco, ringrazio Pietro Orlando. Un'altra domanda, invece la tua, non so se tu sei cattolico o meno, come ti cioè dal punto di vista religioso verso la Chiesa cattolica, che non ti chiarisce? Ma no, guarda, questo non è un ti crea un problema di fede, no, perché non riguarda la Chiesa cattolica in senso estremo. C'è il Vaticano e c'è la Chiesa, sono due cose diverse, non parlo dal punto di vista religioso.
Io parlo di quelle persone che rappresentano la Chiesa. La Chiesa è un'altra cosa. Sono due cose diverse. Va bene, ringrazio Pietro Orlando di questa intervista. Grazie, alla prossima. Grazie.